Salve a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale, io sono Dragon Rex e siamo qui pronti a fare un nuovo episodio con il nostro Jin e con Ghost of Tsushima. Allora, negli ultimi episodi abbiamo visto il primo racconto di Novio, che adesso andremo a fare il secondo. Abbiamo cambiato tra l'altro l'armatura al nostro caro Jin, almeno il colore, portando un colore nero. Intanto si compenetrano i piedi nella pavimentazione, bene così. Dicevo, siamo nell'atto 2 del titolo e quindi partiamo subito andando a vedere, a parlare con Novio, che è qui seduto davanti a noi. Lord Eccoci. Sakai, Norio. Eravamo tutti in pena per oggi. Hanno bisogno di respiro. Momenti rari di questi tempi. Una volta ero come loro. Io non sono più l'uomo che ero prima di Komoda. Fu così terribile. Komoda? Sì. Perdemmo tutti. La sabbia era così intrisa di sangue da sembrare argilla. È un bene che tu non l'abbia vista. Cavalcammo a sud fino a notte. Ci rallentò una brutta tempesta. Riposammo qualche ora in una fattoria. Mi svegliai per le grida. L'edificio in fiamme. I mongoli alle porte. Ci portarono a Kaneda in catene. E poi. Dovevo morire in battaglia. Forse so dov'è Hoji. Vuoi partire adesso? Sì. Tre azioni, tre illusioni, ragazzi. Secondo il racconto di Norio, visto che abbiamo incontrato qualche episodio fa questo personaggio, raggiungi in campo mongolo insieme a Novio, però io volevo prima vedere qui, perché qua ci sono i doni, ci dovrebbe essere dei doni, infatti. Di qua, signore. Oh, un attimo, giovane, fammi prendere un po', ok, potenziamento disponibile, ottimo così. E arrivo, Dove andiamo? eccoci. A un accampamento costiero, dove le navi mongole dirette a nord caricano scorte e prigionieri. Una volta in mare, lo avremo perso. Lord Sakai, che cosa farete quando sarà tutto finito? Un giorno spero di tornare a casa e ricostruire la mia vita. Vorrei potermi sentire ancora così anch'io. Penso che sia Ho la avuto a lungo le risposta idee chiare. migliore. Seguire l'ottuplice sentiero, mettere su famiglia e servire il tempio. Puoi fare ancora tutto. Entrai nel tempio per seguire mio fratello Enjo. Sognavo di far crescere insieme i nostri figli. Le nostre mogli sarebbero state buone amiche. I mongoli non ci hanno tolto tutto, Norio. Un giorno andranno via. E avrai una vita intera davanti a te. Ma sento che non appartiene solo a me. Devo vivere per Enjo e per gli altri monaci scomparsi. Vi sentite mai così per i samurai di Komoda? Come se foste in debito con loro? A volte sento come se dovessi vivere per 100 samurai. Ma sembra impossibile. Forse è qui il problema. La vita prima dell'invasione sembra non appartenermi. Distante come l'infanzia. Magari fra 20 anni ripenserai a questo momento nello stesso modo. Lord Sakai, sapete che Hoji rifiuta la violenza, vero? Dicevi che si opponeva ai monaci guerrieri. Odia tutte le armi, comprese le vostre e le mie. Mi farà i suoi sermoni una volta al sicuro al... Siamo vicini al campo. Ok. Ci siamo, ci siamo. Abbiamo dato un po' di risposte che penso siano quelle più appropriate. Una guardia, assalitela!
scusa, eh. Peccato anche per il cavallo che gli ha fatto un pochino di danno. Ok, c'è niente qui? Sì, un attimo solo, no, io che vedo qui, bomba fumogena che l'abbiamo usata. Ok, kunai, siamo pieni. Torniamo giù. Esco io? Controlla. Dobbiamo trovare Hoji. Ok. Abbiamo questo punto. I mongoli hanno un prigioniero lì. Deve essere Hoji. Da solo riuscirei a raggiungerlo senza essere visto. Un cannone d'allarme. Potrei azionarlo e creare un diversivo. Mentre io salvo Hoji. Va bene. Recuperato Hoji, ci rivediamo lì. Se dovessi tardare, non aspettatemi. Riportate Hoji al villaggio. Saprò cavarmela. Ok. Mi raggiungerò al villaggio di Akashima. Tu azioni il cannone e io recupero Hoji. Onore al Buddha Amida, signore. Ok, vediamo un po' quanti nemici ci sono. Qui c'è il cavallo ferito. Vediamo se riusciamo a eliminare il tizio lì. Ok, lui è morto. Abbiamo fatto. Volevo fare un pochino più stealth, però non ci sono riuscito. Ti prego, no! Ottimo, amico mio. Ora bene. I mongoli accorreranno. State scherzando? Sono ancora vicino. Salvatemi! Ok, soccorriamolo. Che cosa succede? Chi siete? Un amico, dobbiamo andare. Non posso. I mongoli mi riportano al Tempio del Cedro, dove c'è urgente bisogno di guaritori. Non c'è tempo. Mi dispiace, ma devo restare qui. Jin, Hoji! Norio, che cosa ci fai qui? L'allarme ha attirato uno squadrone. Sono quasi qui. Accidenti. Sta dietro, Hoji. Non si avvicineranno a te. Norio, impugna l'arma. Bene. Difendi Hoji dai mongoli. Fatemi valere! Facciamo un bel confronto, ragazzi, eh? Che cazzo, la forma della luna, va bene. L'acqua della luna. Ah!
Oddio. Aia. No. Segno io le buone mani. Il vostro buon amico. Ok. Tu muovi. Ok, pare che siamo riusciti a uccidere con un po' di difficoltà. Parliamo con Oci. Non c'è più nessuno, ci sono solo io. Mi dispiace. Vorrei che questa strage finisse. I mongoli cercavano me. Mi sono arreso per salvare altre vite. Come facevano a sapere dove eri? Sapevano che ero ad Akashima. E volevano riportarmi al Tempio del Cedro. Serviva un guaritore. Sei disposto a curare le ferite del nemico? Mongoli e giapponesi soffrono. Allo stesso modo. C'è chi lo merita. Ma quindi... il Tempio è caduto? Non lo so. Norio, porta Hoce al villaggio prima che arrivino i rinforzi. Vorranno vendetta. Ci vediamo lì per organizzare le difese. Ok. Abbiamo fatto anche questa missione. È stata anche abbastanza breve. 3 azioni e 3 illusioni. Bene così. Noi intanto prendiamo l'amuleto della vitalità, bene così. Spettri nella nebbia, vediamo un po'. E il terzo racconto: io e Novio abbiamo liberato il suo confratello dalla prigionia mongola, ma ora dovremo affrontare le conseguenze. Gli invasori vorranno vendicarsi contro il villaggio di Akashima. Devo andare lì per incontrare Novio e difendere insieme il villaggio. Bene, penso che lo faremo occasionalmente per in questo episodio, visto che diciamo questa missione è stata abbastanza breve da un certo punto di vista. Qui c'è una barca, si può salire? Sì, ma non c'è nulla. Vabbè, c'è una nave mongola. Ok, qua avevamo già visto. Vediamo se c'è altro da poter recuperare qui, poi torneremo ad Akashima. Oh, provviste, che sono sempre utili. Non c'è nient'altro. Qua dove abbiamo fatto il massacro. Qui. Ok. Cerchiamo di andare all'altra tenda. Troviamo del ferro. Qua ci sono delle provviste. Qua c'è la casa. Vediamo se c'è qualcosa qui. Delle provviste ce ne sono. Potenziamento sempre disponibile per i Ronin, ma per i Ronin non ci interessa. Allora ragazzi, visto che l'episodio è durato molto poco, o meglio, questo racconto di Novio,
Io direi che, visto la situazione, potremmo tornare. Qua c'è intanto. Ok. Gosaku l'indistruttibile, ho sentito un bardo del villaggio di Akashima, forse conosce una storia che vale la pena ascoltare. Un altro racconto mitico, interessante. Dicevo, aspetti nella nebbia, potremmo anche farla subito e quindi andare lì, visto che al momento siamo là, quindi io direi di tornare proprio al villaggio di Akashima. E ci andiamo a fare anche questa di racconto, quindi il terzo racconto di Norio, così cerchiamo di farne due in una volta sola. Anche perché così almeno valutiamo le varie possibilità. Andiamo quindi a cercare Novio. Che dovrebbe essere là in fondo. Non si può reagire alla violenza con la violenza, Norio. È giusto prevenire altra sofferenza. Se li uccidi, altri torneranno a vendicarsi. Possiamo parlare? Lord Sì. Sakai. Ci sono problemi? I mongoli si radunano. Sono pronti a colpire. Dovremmo fuggire al castello di Kaneda. Se fuggite, i mongoli vi daranno la caccia. Nessuno arriverebbe vivo tra le mura di Kaneda. Almeno non ci macchieremmo di sangue. Di a tutti il tuo piano, Hoci, e vediamo le reazioni. Norio, vorrei che l'ottuplice sentiero ti importasse più dell'opinione altrui. Prima segui ciò che ti dice Enjo. E ora Lord Sakai. Pensi mai con la tua testa? Non osare nominare il nome di mio fratello. Basta. Io e Norio penseremo a combattere. Voi potete nascondervi. Non mi nasconderò. Non uccido. Ma non sono un codardo. Bene. Spettri nella nebbia, ragazzi. Ci andiamo a fare questa. Quindi in questo episodio faremo due racconti di Novio. Esaminerò il villaggio per vedere quali difese possiamo allestire in fretta. Raduna tutti e assicurati che trovino riparo. Ok, quindi sali sul tetto di un edificio al centro del villaggio. Gente, radunatevi tutti qui con le vostre Uno di famiglie. quei tetti Presto! andrà bene. Ok, controlliamo. Perfetto. Ok, esamina le opzioni di difesa del villaggio. Senza mura, siamo vulnerabili su ogni lato. Eh sì. Radunatevi qui, fate in fretta. Fuggendo nell'acquitrino, la gente si disperderà e saranno prede facili. Quindi siamo messi male. Manca qualcuno? State tutti La vicini. gente può nascondersi al tempio. Beh, sì, il tempio sarebbe un'ottima idea. Cosa c'è più? Incensieri. Se aggiungiamo polvere nera all'incenso, il fumo sarà così denso da offrire una buona copertura. Norio e Hoci porteranno tutti al tempio mentre io affronterò i mongoli qui. Dovranno prendersela solo con me. Ottimo. Signore, abbiamo radunato tutti. Bene. Portali al tempio. Non combatterete da solo. Se i mongoli arrivano al tempio, chi proteggerà questa gente? Farò come dite. Ecco, Tieni bravo. pronto il naginata. Fammi combattere a me. Ti offrirò del sakè per la pazienza con Hoci. Gente, stanno arrivando i mongoli. Seguitemi al tempio. Gli invasori assaggeranno l'ira di un samurai. Fate attenzione, vi prego. Ascoltate Norio. Ripariamoci tutti al tempio. Aggiungiamo polvere neva.
Prepara gli incensi, uno. Questo è il secondo. Ah, ok. Quindi facciamo gli altri. Questo è il terzo. Qua c'è l'altro. E siamo a 4. Ce ne mancano 2. Dove sono gli altri 2? Uno mi sa che è da questa parte. Ok, ne manca soltanto uno. Dovrebbe essere quello. Ok. Devo attendere ai margini del villaggio. Ok, trova un posto dove attendere i mongoli. Ok, ho visto. Il granaio andrà bene. Sì, però devi salirci sopra. Ce la fai a salire? Ok. Perfetto. Sono qui. È ora di accendere gli incensieri. Spero gradiscano il fumo. Scocca una freccia all'interno del braciere per accenderlo. Ok. Sono tu. Di frecce. Sconfiggi i mongoli, accendi. L'aveva già acceso. Thank you.
Ok. Bene così. Ci fa salire. Dov'è? Ah, ok. Andiamo da questa parte. No! No! Turian! Il liegen attorci turne! Ok. Sono là gli altri. Ok. Dove sono i tizi? Dove siete andati? Vabbè. Li avete visti? Ok, non ci sono più. Non li vedo più. Dove sono andati a finire tutti gli altri? Oh, eccoli. Dai, dai. Troviamo Norio e Jorge. Ok. Aggiungi di corsa il tempio. Andiamo al tempio, su. Vediamo cosa succede qui. Combattimenti, bene. Norio!
Aia. Ok. Fatti fuori, ragazzi, fatti fuori. Fatti fuori. Abbiamo fatti tutti fuori, prendiamo le provviste e andiamo a parlare con Norio. È molto voce. Cos'è successo, Norio? Nella lotta, un mongolo mi ha colto alle spalle. Oci mi ha fatto scudo col suo corpo. Il vostro coraggio supera quello di molti samurai. Quindi Oci è morto. Non sapevo fosse dietro di me finché non l'ho sentito gridare. Non ho fatto in tempo a voltarmi, che era morto. Non è colpa tua. Norio. Tutte le volte che scoprivano la fossa, la luce ci accecava. Quella volta, uno di loro puzzava di sake. Sentì le loro mani tirarmi su, ma mio fratello gli si avventò contro. Era affamato, ferito. Ma combatté fino allo stremo. Norio, tu non devi... Sì, invece sì. Lasciarono me per prendere Enjo. Presero mio fratello. Tutti quelli che andarono a sud lasciando il tempio sono morti, tranne me. Meritavano di vivere. Dovevo essere io a morire. Anch'io lo pensai dopo Komoda. Tante volte. Non so perché siamo sopravvissuti, ma è successo. E questa gente conta su di noi. Non hanno altro. La gente di Akashima è viva grazie a te. Non dimenticarlo. Loro non lo faranno. Ok, spettri nella nebbia. È stato bello ucciderli in quel modo. In qualche modo facendo gli assassini. Non ci ha dato il punto tecnica, vabbè, fa nulla. Amuleto della fermezza, va bene. Fascia del nobile combattente. Un nuovo dono è disponibile. Ok. Proprio dove ci troviamo, da Kashima, va bene così. E abbiamo fatto così, ragazzi, due racconti di Norio. Peccato che Oci non ce l'ha fatta ed è stato ucciso, perlomeno salvando Norio, che è tra l'altro il personaggio più interessante fino adesso rispetto a Lady Masaki e Ishikawa, la stessa e tutti gli altri personaggi che fin qui abbiamo incontrato. È quello che ha proprio la migliore caratterizzazione, a quanto pare, anche la storia più interessante, da quello che vedo. Bene, detto questo, ragazzi, noi per questo episodio ci fermiamo. Abbiamo fatto un bel po' di cose. C'è un campo fuochi qui. E nel prossimo episodio noi andremo a fare qualcosa di importante come missione. O meglio, cercheremo di andare avanti ancora, perché
di Novio, abbiamo ancora qualcos'altro. Probabilmente andremo a fare i figli del fiume come episodio. Girano strane voci su creature che aggrediscono i pescatori di Akashima. Indagherò e scoprirò cosa sta accadendo. Quindi potremmo fare questo di episodio. Qui c'è un racconto mitico, ma questo racconto mitico di Gosaku l'indistruttibile, tenendo conto che non abbiamo ancora le chiavi dell'armatura. Magari aspettiamo un pochino, potremmo fare prima questo come racconto mitico, lo spirito della vendetta di Yarikawa. Quindi ragazzi, noi per adesso ci fermiamo da qui, io spero che l'episodio vi sia piaciuto, visto che abbiamo fatto due missioni, due racconti di Novio. Se è così lasciate un bel like e iscrivetevi al canale per supportarlo. Mi raccomando. Attivate anche la campanellina per essere sempre aggiornati, seguitemi sulla mia pagina Instagram e sul canale Twitch che troverete il link in descrizione. E noi ragazzi ci vediamo al prossimo episodio di Jin con Ghost Otsushima. Ciao a tutti ragazzi!